I cambiamenti vanno fatti quando le cose funzionano, non quando già sono rotte. I miglioramenti vanno operati quando tutto sembra andare per il meglio, non quando tutto va allo sfacelo. Ed è per questo che Daily Cogito adesso deve trasformarsi in Daily Cogito 2.0. Un miglioramento, una crescita, ma non solo, anche il compimento di un percorso che vedrà la luce a settembre e che voglio raccontarvi, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Ciao a tutti e bentrovati per questa nuova puntata nell'unico podcast che combatte la zombificazione. Io sono sempre Rick Dufer e voi siete su Daily Cogito. E non avete idea di quanto sia meraviglioso tornare a sentire quell'emozione del «o la va o la spacca», quel brivido, quella pelle d'oca di un cambiamento da fronteggiare, ma non da subire, quanto piuttosto da cavalcare, da interpretare. E sono sempre stato convinto che per vivere un cambiamento appieno lo si debba operare quando le cose funzionano, quando si hanno opzioni, non quando le cose sono allo sfacello e quindi già sono rotte, perché in quel caso il cambiamento lo si subisce in quanto le cose rotte portano meno opzioni, molte più emergenze e costrizioni. Ecco perché Daily Cogito adesso deve cambiare, adesso deve trasformarsi, perché Daily Cogito funziona, è un successo, è una cosa che mi rende orgoglioso, che ha costruito una community fenomenale e adesso deve cambiare. E lo so che questo può spaventare perché noi avversiamo il cambiamento, istintivamente siamo creature conservatrici, ma io amo avversare l'avversione al cambiamento e quindi oggi vi racconto come Daily Cogito cambierà e come cercheremo di guidare questo cambiamento che ci porterà a grandi soddisfazioni. E lo so, siamo un po' tristi perché oggi si apre l'ultima settimana della seconda stagione di Daily Cogito, ma abbiate pazienza, non siate disperati perché quello che ci aspetta da settembre è grandioso e quindi state con me fino alla fine perché vi racconto veramente quello che succederà, un cambiamento di quelli belli. Prima di fare questo però ho una comunicazione importante. Il mio libro Elogio dell'idiozia non sarà più edito dalla casa editrice Tlon. Infatti da questa settimana cessano le vendite in formato digitale, che anzi sono già cessate, e il libro cartaceo rimarrà in vendita nelle librerie su Amazon con Tlon fino all'esaurimento dell'attuale ristampa. La decisione è stata presa da me e cordialmente discussa con la casa editrice e i motivi di questa decisione rimangono riservati tra me e l'editore. Quello con Tlon negli anni è stato un rapporto proficuo tra organizzazione di spettacoli, progetti ed eventi e spero che in futuro potremo nuovamente incrociare le strade per unire le forze come in passato. Nel frattempo, chi fosse interessato all'Elogio dell'idiozia, quindi ad avere una copia del libro ancora in circolazione solo in formato cartaceo, beh, affrettatevi perché trovate copie fino a esaurimento. Per tutti gli altri invece avrete presto notizie a riguardo con prossime avventure anche di questo libro e di molti altri. E vi ricordo che in questi giorni il nuovo libro, I racconti della vera nuova carne, un libro di narrativa horror ma molto filosofica, con racconti miei illustrati da Ari, è disponibile per l'ordine e i preordini stanno partendo, quindi quelli che hanno preordinato il libro lo riceveranno entro i prossimi giorni. È un bel libro, vi divertirà, un'ottima lettura estiva, soprattutto da fare a lume di candela per spaventarvi come si deve. Ma adesso veniamo a noi. Questa seconda stagione di Daily Cogito è stata qualcosa di fenomenale. Per tanti motivi, in primo luogo perché durante la pandemia avevo un po' di timore, sì, perché durante il lockdown tanti personaggi, tanti vipponi con grande visibilità sono approdati nel mondo del podcast e io lì mi sono detto, cavolo, adesso sarà una bella lotta rimanere in classifica e credo che Daily Cogito subirà una, come dire, un ridimensionamento e passerà dalla top 10 alla top 20, speravo. Perché in fin dei conti sono approdati sui podcast, dei personaggi con grande seguito. E invece, durante la pandemia, Daily Cogito è cresciuto. E questa cosa, devo dirlo, mi ha un po' stupito.
perché Daily Cogito è sempre cresciuto, ma mai così tanto. E io devo dire grazie a voi, perché se Daily Cogito oggi è ancora nella top 10 italiana e se è sempre uno dei podcast più seguiti in Italia, è grazie alle vostre condivisioni. E questo deve ricordarci una cosa fondamentale, che sul web vale una regola che vale anche nella vita di tutti i giorni, quella là fuori, che è solo il passaparola. Soltanto una persona contenta potrà diffondere qualcosa che la fa contenta in modo proficuo. Quindi grazie a tutti quelli che durante queste settimane e mesi hanno condiviso Daily Cogito, scrivendo frasi, motivando i propri amici, familiari ad ascoltare questo podcast, facendo crescere questa community. Quindi veramente grazie. E un'altra cosa ho scoperto in questa seconda stagione, che una community non è soltanto un agglomerato di persone virtualmente a contatto grazie a qualcosa che amano, ma è anche un agglomerato di persone che riesce a far sentire la propria vicinanza pur nella distanza. Non solo per la pandemia, ma anche per quello che mi è successo personalmente. Io lo so, qui ho già ringraziato tutti voi, ma lo voglio rifare, perché è stata una grande scoperta capire che persone mai incontrate, migliaia di persone mai incontrate, potevano far sentire un appoggio, un sostegno emotivo, psicologico di questo tipo, aiutandomi a venire fuori da un periodo non esattamente facile. Veramente grazie. Ho capito qual è il valore del mio lavoro, circondarmi di persone adatte a me, non solo nella vita reale, ma anche nella vita online. E questo mi ha portato anche a analizzare un po' il fatto che questa community è veramente costruita con un atto di selezione intellettuale importante, perché durante questa seconda stagione varie volte io ho avuto la riprova che chi ascolta Daily Cogito o i miei video, legge i miei post e via dicendo, impara un atteggiamento di dialogo, un atteggiamento mentale ben preciso. Durante l'anno a volte siamo caduti in alcune polemiche, per esempio quella con Montemagno, ok? Che saluto con amicizia e spero di incontrare un giorno e di chiarire queste cose che sono accadute. Durante quella polemica io ho visto la mia community invadere i canali di Montemagno su YouTube, e l'hanno fatto per settimane, ma con pacatezza, cordialità e rispetto. Ho visto centinaia, forse migliaia di commenti, condivisioni che criticavano Montemagno, ma senza mai scadere nel turpiloquio, nell'insulto, pur poi venendo magari bloccati, bannati, via dicendo, però ho visto veramente qualcosa di cui vado orgoglioso. Questa community è una community antitossica e io in questi mesi ho visto tanta tossicità e sono orgoglioso di dire che non l'ho riscontrata qui. Perciò bene, questo è forse il più importante segnale che la qualità del progetto è qualcosa che va preservata. Quindi grazie, grazie, grazie. Ed ecco perché ci meritiamo di cambiare, di maturare. Ci meritiamo di crescere. Daily Cogito deve diventare qualcosa di, non di diverso, qualcosa di più. Qualcosa di cui andare ancora più orgogliosi. C'è un perno del mio progetto. Io voglio rendere il mio utente orgoglioso della condivisione sul web. Voglio che quando condivide un mio podcast, un mio video, lo faccia non dicendo vabbè facciamo un favore a sto povero Cristo, ma lo faccia dicendo guardate, ascoltate, io sono orgoglioso di ascoltare e guardare questa cosa, fatelo anche voi. Questo è l'atteggiamento che io immagino del mio utente, l'obiettivo con cui produco i miei contenuti, e da settembre questa cosa diventerà ancora più importante. Sì, perché stiamo facendo dei cambiamenti, dei mutamenti, con due obiettivi principali. Il primo è quello di migliorare, ovvero di far crescere le cose che funzionano, tutto ciò che amiamo di Daily Cogito, e portarlo a un livello superiore, cercando di interpretare bene questo cambiamento, che in qualche modo ci dovrebbe anzi, fidatevi, mi spaventa perché è un investimento psicofisico e anche economico molto ingente, ma non è questo il punto. Mi spaventa perché il cambiamento porta sempre con sé incertezze. Potrebbe crollare tutto miseramente, potrebbe cambiare in un modo diverso da come l'ho pianificato. Quindi, insomma, un po' di strizza c'è, ma è una strizza molto positiva. E dicevo, il primo obiettivo è quello di far crescere ciò che già amiamo, e quindi maturare tutti insieme verso una strada nuova. Il secondo obiettivo è quello di
avere più ospiti di più alto livello di persona lì con noi. Il terzo obiettivo è quello di, come dire, unificare tutte le anime del progetto Rick Dufer, che ormai ha 6 anni, perché era il 2014 l'anno in cui ho aperto il canale YouTube e ho cominciato a pubblicare i primi video, quindi è un po' di tempo, ed è un progetto molto composito, fatto di cose antiche, appunto il canale YouTube, e poi fatto di cose più giovani, come per esempio il canale di live Twitch. In mezzo i podcast, che ormai sono 3 anni che faccio, il primo è Philosopher So Good, ormai 2017, quindi insomma è un po'... Vorrei usare una parola non negativa, sgangherato il progetto. Tante anime, tante voci, tante cose. E quindi il terzo obiettivo è quello di unificare tutto questo. Riuscire a dare un'anima ben delineata, riconoscibile a tutto quello che faccio. Questi sono i 3 obiettivi che mi sono posto nella mente quando ho detto cosa facciamo a settembre. E quindi abbiamo fatto un primo passo. Il primo passo è quello di prendere in gestione uno studio di registrazione, da cui tutte le nostre trasmissioni partiranno da settembre. E devo dire che questo è stato un passo importante, in primo luogo perché io tutto quello che ho fatto l'ho registrato sempre da casa mia, che è bello, però durante la pandemia ho sentito un po' il peso di dover mantenere il luogo dello svago, del riposo, anche come luogo di lavoro, e quindi a un certo punto mi sono detto forse è meglio trovare un modo per differenziare. In secondo luogo perché io tutti gli ospiti avuti in questi anni su Daily Cogito, a video e via dicendo, li ho avuti non fisicamente ma virtualmente, e questo da molti punti di vista è una limitazione che vorrei evitare in futuro. In terzo luogo perché questo, ripeto, porta con sé un po' di stress, non è del tutto bello avere il luogo del lavoro di trasmissione a casa, e quindi c'era bisogno di una differenziazione. Poi c'è anche un altro aspetto: vogliamo che i video diventino più belli, più professionali, e quindi questo studio diventerà un nuovo tempio dello streaming, il tempio di Daily Cogito. Stiamo lavorando alacremente per l'allestimento, che avrà un'estetica molto particolare, molto riconoscibile, a cui teniamo tanto, tanto, tanto. Sarà insonorizzato, avrà strumentazione di altissimo livello, su cui appunto stiamo facendo investimenti economici tosti, e sarà una cosa veramente di cui andare orgogliosi, con tante videocamere, tanti microfoni, con la possibilità di avere ospiti lì, dal vivo, e posso dirvi che da settembre avremo ospiti pazzeschi. E, non voglio anticipare nient'altro perché qui è ancora troppo presto, ma sappiate che da settembre ci saranno cose veramente, veramente interessanti che non dimenticheremo facilmente. E poi ho pensato alla nuova programmazione. Allora, adesso vi racconto come si svolgerà la produzione e l'esperienza di Daily Cogito 2.0 a partire da settembre 2020. Prima di tutto, però, io vi raccomando di ascoltarmi fino in fondo, perché alcune cose che dirò magari potrebbero sembrarvi strane. Oddio, adesso tranquilli. Tutto quello che sarà è un cambiamento migliorativo che manterrà ciò che amiamo e migliorerà ciò che ci piace. Quindi non ci saranno stravolgimenti, ma solo maggior scelta. Quindi avere lo studio di registrazione mi permetterà, come detto, di unificare le anime. E le 3 anime del progetto sono live streaming, video e podcast. Il fulcro di tutto questo è inequivocabilmente Daily Cogito. Me l'avete detto 1000 volte, lo vedo dai numeri. Il cuore del mio progetto è questo podcast. E quindi ho capito che è intorno a questo podcast che devo svolgere questi cambiamenti. Perciò sappiate che da settembre Daily Cogito potrà essere fruito in live, oppure in formato podcast, oppure in formato video. E ognuno di voi sceglierà come fruirne. Ovviamente uno può anche scegliere di sentirli in tutti e 3 i modi. Può ascoltare la live, può ascoltare il podcast e anche il video. Meglio per me, e meglio anche per chi ascolta, si memorizzano meglio le informazioni, però ci saranno delle scelte. Perché ogni puntata di Daily Cogito verrà appunto divisa in 3, o meglio, sarà la puntata di Daily Cogito fruibile sotto diversi medium. Come si svolgerà questo? Io ogni giorno registro il Daily Cogito, ma mentre oggi il Daily Cogito lo registro a tu per tu con il microfono e il computer e il programma di registrazione, da settembre io registrerò il Daily Cogito sempre a tu per tu con il microfono, ma in diretta streaming su Twitch.
Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che io ogni giorno, a orari assolutamente non prevedibili, una volta a mezzogiorno, una volta alle 18, una volta alle 21, una volta alle 13, una volta alle 9 del mattino, dipenderà dai miei impegni, io mi metterò davanti al microfono, avvierò la trasmissione live sul canale Twitch, il cui link è in descrizione, e chiunque sia online in quel momento potrà ascoltare il Daily Cogito in diretta. Ovviamente in quella trasmissione non ci sarà soltanto il Daily Cogito. Come avverrà la live? Beh, io avvierò la live, dopo un po' mi siederò e comincerò a chiacchierare con la chat, con i 10 o 50 o 500 utenti che seguiranno in quell'istante. Chiacchierò per 10 minuti, 20 minuti, mezz'ora. A un certo punto dico, bene, la chat viene disattivata, io non la guardo più. Inizio a registrare il Daily Cogito, proprio come lo sto registrando adesso, quindi io con lo schermo e il canovaccio. Lo registro per quei 15, 20, 25 minuti, alla fine chiudo la registrazione Daily Cogito, ma la trasmissione live andrà avanti e con chi sarà ancora live chiacchiererò, magari rispondendo anche alle domande inerenti ciò che hanno sentito dal Daily Cogito. Tutto questo in diretta e quindi per un'altra mezz'ora, dopo la registrazione, io risponderò alle domande e chiacchiererò con la chat. Poi finisce la trasmissione live, perfetto. Chiudo su Twitch, si estrapola la parte audio e la parte video del Daily Cogito, quindi escludendo la chiacchierata pre e post Daily Cogito, e quindi chi poi ascolterà il Daily Cogito su Spotify il giorno dopo sentirà solo il Daily Cogito, peraltro con una qualità audio che farà impallidire quella che state sentendo ora, che è già di alto livello, ma fidatevi, le attrezzature che stiamo approntando per la nuova stagione sono inarrivabili. Quindi si potrà seguire in live con chiacchierata pre e post, oppure si potrà seguire in streaming su Spotify solo la parte del Daily Cogito, esattamente come l'avete conosciuto finora, oppure a 24 ore di distanza dalla live su Twitch sul primo canale YouTube Rick Dufer. Quindi da settembre su YouTube non uscirà più il podcast in formato audio sul canale Daily Cogito, ma uscirà il podcast con video sul canale Rick Dufer, il mio primo canale YouTube. E lì si potrà vedere la registrazione, ovviamente ascoltandola, a 24 ore di distanza dall'uscita della live. E ogni utente potrà scegliere dove vedere questa cosa. Ora già questo è un cambiamento non indifferente per i nostri ritmi, per l'esperienza di Daily Cogito, ma è anche un modo per usare il primo canale nel modo migliore. Ma è anche un modo per migliorare l'esperienza che uno ne fa di Daily Cogito, perché i video saranno bellissimi, la qualità audio sarà bellissima. Abbiamo videocamere professionali, uno studio esteticamente molto molto d'impatto, diciamo così. E poi la qualità che vi ho fatto conoscere con Daily Cogito. A tutto questo si aggiungeranno i momenti in cui molte volte avrò ospiti che saranno dal vivo, perché io lo studio lo prendo soprattutto per avere gente lì di persona, a tu per tu, faccia a faccia, e anche lì avverrà la stessa cosa. Quando avrò di nuovo Odi Freddi su Daily Cogito, perché mi ha già detto che verrà a settembre fisicamente, io avrò Odi Freddi faccia a faccia lì in loco, e la cosa potrà essere seguita in live su Twitch oppure ascoltata alle 7 del mattino dopo su Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, oppure vista a video sul canale YouTube di Rick Dufer, che forse potrei anche mutare nel nome, ma questo adesso cercheremo di capirlo. Quindi c'è questa cosa, è bellissimo, io non vedo l'ora, sarà una roba grossa. Oltre a tutto questo, insomma, il luogo diventerà anche un bel posto dove produrre anche tante altre cose. Abbiamo un collaboratore che è Federico, che è il ragazzo che mi dà una mano già oggi con i video di Tra le Righe, e sarà lì con noi, con me e Ari, per aiutarci nelle trasmissioni, in quello che facciamo e via dicendo. Insomma, Daily Cogito diventa veramente una cosa che sul web non esiste. Ad oggi non esiste. È un podcast espanso. È un podcast che moltiplicherà tutti quegli elementi che già oggi amate di Daily Cogito e si trasformerà in qualcosa di più bello. E io non vedo l'ora.
Ovviamente, da parte vostra, spero, intanto la mia speranza è che questi cambiamenti vi piacciano. Ovviamente finché non li vedrete sarà molto faticoso dire «Ah, ok, che figata». No, è molto difficile, quindi aspettiamo. Perché anche noi impareremo un sacco di roba. Anche noi abbiamo un'idea che poi, alla prova dei fatti, forse muterà con sfumature diverse e via dicendo. Non sappiamo neanche noi cosa sarà definitivamente Daily Cogito 2.0. Quello che so è che ce la metteremo tutta. Che stiamo giocandoci il tutto per tutto. Perché veramente questo è l'anno del o la va o la spacca. O Daily Cogito diventa una cosa sulla bocca di tutti, oppure non sappiamo. Quindi veramente è un investimento emotivo oltre che economico. Da questo punto di vista io quindi vi chiedo di avere pazienza. Noi questa settimana la svolgiamo come sempre, ci divertiamo fino a domenica, dopodiché si va in pausa. Noi ad agosto saremo impegnatissimi con i lavori di insonorizzazione, ristrutturazione, di acquisizione delle tecnologie, delle strumentazioni, via dicendo, di organizzazione. Sarà molto complicato, saranno 3 settimane veramente, veramente intense le prossime, ma arriveremo a settembre pronti per partire e elettrizzati da questi cambiamenti. Dopodiché, voi abbiate un po' di pazienza. Durante agosto io pubblicherò delle cose su Patreon, pubblicherò delle cose su Instagram, però non usciranno Daily Cogito, non usciranno queste cose. Ci sono solo 3 cose che voglio anticiparvi di agosto. La prima è che il 17 agosto sarò a Villa Torlonia insieme a Roberto Mercadini per il mio nuovo monologo su Philip K. Dick dal titolo «Quanti giga pesa Dio?». Non perdetelo. E quel monologo fa tappa anche in Sardegna il 21 e 22 agosto all'Hostel Sardinia. Trovate tutti quanti i link sotto in descrizione. Dopodiché il 24 agosto uscirà su Audible il podcast originale che ho fatto con Roberto Mercadini dal titolo Parole Preziose. Avrete tutti i link e lì uscirà sicuramente un video di presentazione che io e Roberto faremo insieme. Insomma, abbiate pazienza, arriva tutto. E poi tocca settembre. Settembre sarà una roba nuova per tutti noi e io sono certo che questa community è pronta per vivere questo cambiamento. Davvero. Ci credo e spero ci crediate anche voi. L'invito che vi faccio è a far crescere sempre di più la community di Daily Cogito, quindi a coinvolgere le persone. Condividete le puntate, quelle che vi sono piaciute di più, sui social, con i vostri colleghi, amici, familiari. Rimpinguiamo questa bella community, facciamola crescere con persone vogliose di uscire dalla zombificazione. Dopodiché, se vorrete aderire al programma Patreon, che è un ottimo modo non solo per entrare ancora di più nella community, nella chat di Telegram, dove io sono molto presente e durante l'estate lo sarò ancora di più, per avere servigi come libri direttamente a casa, consulenze personalizzate, videochiamate del mese, collettive, tante cose belle, è anche il miglior modo per sostenerci economicamente. E vi posso dire che ne avremo bisogno nei prossimi mesi perché gli investimenti che stiamo facendo sono veramente ingenti. Quindi se vorrete sostenere concretamente questo progetto, queste novità, aderite al Patreon, non ve ne pentirete. Per tutto il resto io sono stravolto in positivo da queste cose che ci aspettano. Non vedo l'ora che sia settembre, ma ci aspetta tanto lavoro e ci metteremo tutto noi stessi per venirne fuori nel migliore dei modi possibili. Nel frattempo io vi ringrazio perché questa seconda stagione è stata la conferma che il mondo dei podcast è meraviglioso e che questa community è veramente qualcosa di prezioso che mi tengo stretto. Quindi grazie, grazie, grazie. Io vi auguro una buona giornata, grazie per avermi seguito fino a qui. Daily Cogito 2.0 verrà approntato in questi giorni, anche oggi saremo impegnati in questo lavoro. Voi sosteneteci almeno mentalmente, siate con noi, con il cervello e con il cuore. Diffondete la puntata, diffondete il podcast e noi ci risentiamo domani e come sempre non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.